Buongiorno a tutti. Allora, come promesso nella diretta di ieri, che poi è durata un botto, vi faccio la schedina e le due schedine, una classica per intenderci con i segni 1 x 2 e la schedina alternativa per quanto riguarda le amichevoli delle nazionali europee che si disputeranno tra mercoledì e giovedì, più che altro mercoledì, giovedì ci sono solo tre partite. Partite abbastanza curiose e quindi partiamo subito con la partita di mercoledì, ecco, perché c'era Armenia-Albania, ma l'hanno rinviata. Infatti dicevano non la trovo, non la trovo, infatti c'è segnato partita rinviata. Era scritto in lillipuziano e non ci ho fatto caso. Quindi partiamo con la partita delle 18, mercoledì 7 ottobre alle 18 c'è una bellissima Cipro-Repubblica Ceca e ci mettiamo un bel 2. Alle 18 sempre abbiamo Montenegro-Lettonia, ci mettiamo un bel 1. Alle 18 c'è Danimarca-Isole Faroe e cosa ci vogliamo mettere? Un bel 1. Poi abbiamo Malta-Gibilterra. Ci mettiamo un bel 1 e poi c'è la partita da grande libidine, che veramente questa è una partita che esula da qualsiasi risultato. Estonia-Lituania, io ci metterei un bel 1-2 a mio rischio e pericolo. Proseguiamo con un'altra bellissima partita tra le squadre Materasso, che anzi una volta erano le squadre Materasso, ultimamente il Lussemburgo lo è un attimino meno. Quindi Lussemburgo-Liechtenstein 1. Poi abbiamo Austria-Grecia 1x, Portogallo-Spagna, questa sì che è veramente una bellissima amichevole, una ripetizione della finale dell'Europeo, e Portogallo-Spagna 1-2, poi magari finisce in pareggio, vedete voi perché questa è veramente una partita che esula da qualsiasi pronostico. Slovenia-San Marino 1 che ve lo dico a fa. Poi c'è la partita di grandissima libidine, ma cosa dico di grandissima libidine? Di doppia libidine coi fiocchi, ma veramente. Andorra-Capoverde è una partita che non si può perdere, e infatti me la perderò. Comunque, 1. Germania-Turchia, 1. Italia-Moldavia, 1. Svizzera-Croazia, a mio rischio e pericolo, 1x, ma questa è una partita da tripla. Perché veramente la Croazia non può essere caduta così in basso. E comunque la Svizzera, il suo lo dice sempre, è sempre una squadra pericolosa. Polonia-Finlandia, 1, però attenzione a questa Finlandia che non scherza niente, se non siete convinti metteteci una bella X di scorta. Olanda-Messico, 1, Francia-Ucraina, 1, partita di giovedì, Russia-Svezia, 1x. Poi per i più coraggiosi potrebbe starci anche l'uno, però io della Svezia non mi fido mai troppo. Belgio Costa d'Avorio 1, ecco qua io ho una paura bestia che i belgi si prenderanno tutti il coronavirus. E Inghilterra Galles 1. Veniamo alla schedina alternativa. Cipro Repubblica Ceca over 1,5. Sto schiscio. Qua ci potrebbe stare anche un over 2,5, però Cipro ultimamente è una nazione sia con le squadre, sia con la nazionale, che di gol non è che ne prende così tanti come una volta, quindi meglio stare schisci perché non si sa mai. Poi magari mi finisce 4-2, partita spettacolo, eccetera. Montenegro-Lettonia over 2,5, poi se qualcuno vuole essere più coraggioso, andare dell'over 3,5, 4,5, eccetera, è a suo rischio e pericolo. Io, come dico sempre, meglio pochi ma buoni. Danimarca, Isole Faroe, over 3,5, sia perché la Danimarca può farne 4 alle Isole Faroe, sia perché le Isole Faroe magari il gollettino te lo segnano, ti finisce 3-1 e i 4 gol saltano fuori lo stesso. Malta, Gibilterra, over 1,5, perché queste sono squadre che di gol non ne segniamo troppo, non ci stanchiamo, eccetera, quindi siamo sull'over 1,5. Volendo si potrebbe fare anche under 3,5, ma non si sa mai. Estonia-Lituania, gol, perché sono due squadre che boh, chissà cosa succederà, quindi magari un 1-1 salta fuori.
Lussemburgo-Liechtenstein gol, perché il Lussemburgo per me vince, ma Liechtenstein un gollettino magari glielo fa. Austria-Grecia gol, perché ci sta. La Grecia è vero che ultimamente è caduto un attimino in basso, però in Austria un golletto magari riesce anche a farlo. Portogallo-Spagna gol, che ve lo dico a fa, se non segnano Portogallo e Spagna veramente è una tristezza. Slovenia-San Marino over 3,5, però vedete voi, perché non lo so se la Slovenia riuscirà a farne 4 a San Marino, magari l'over 2,5 per stare più tranquilli. È a vostra discrezione, io provo l'over 3,5. Andorra-Capoverde over 1,5, sperando non facciano uno squallido 0-0, eccetera. Magari vogliono dimostrare che sono squadre che possono fare spettacolo anche loro, anche se sono piccoline. Germania-Turchia gol, perché comunque i turchi andranno in Germania a voler fare bella figura, visto la comunità enorme che c'è di turchi in Germania. Quindi sicuramente la Germania non va lì a fare una passeggiata e sicuramente cercherà di mettere in difficoltà la squadra tedesca. Italia-Moldavia over 2,5, perché noi non siamo mai troppo esagerati coi gol, quindi stiamo schisci, però penso che 3 gol alla Moldavia i ragazzi di Mancini riescano a farli. Svizzera-Croazia gol, perché questa è una partita che si presta. Polonia-Finlandia over 1,5, perché la Finlandia comunque è una squadra coriacea, come si suol dire, quindi non sarà facilissimo per la Polonia, nonostante il Lewandowski, fare più di 3 gol, ecco, per intenderci. Quindi preferisco stare sull'over 1,5, poi magari finisce 4-1, 4-2, eccetera, meglio così, però come dico sempre, meglio buoni che meglio pochi ma buoni. Olanda-Messico gol, perché comunque il Messico è una bella squadretta, quindi si sa essere pericoloso. Francia-Ucraina over 1,5, ma volendo si potrebbe anche abbondare sull'over 2,5, eccetera, però ripeto, è sempre a vostra discrezione. Russia-Svezia, direi un bel gol perché qua ci sta, e anzi vi butto lì un 3-1, anche se è difficile fare 3 gol alla Svezia, però mi puzza di 3-1. Belgio-Costa d'Avorio, over 2,5, vai Lukakone, fai il doppiettone. E Inghilterra-Galles, over 2,5, perché tra le due squadre, nonostante il Galles sicuramente essendo un derby della Gran Bretagna, vorrà comunque fare bella figura, penso che l'Inghilterra farà un sol boccone del povero Galles. Bene, io vi saluto, vi ringrazio. Vi ho fatto un attimino, vi ho dato un attimino delle dritte per queste amichevolone. Sono dovuto andarle a cercare perché la Better proprio non se le caga di pezza. Non c'erano proprio, guardato nell'Europa, c'erano le qualificazioni, la Nation League, l'Under 21, eccetera, ma amichevoli proprio niente, manco un pesce. Ho guardato nell'elenco calcio, si fermavano a mezzanotte di questa sera, quindi le partite di domani non me le mettevano. O meglio, forse me le hanno messe, ma erano tutte casinate, quindi sono andato sul sito della SNAI e le ho riprese da lì. Se non sbaglio ero dal sito della SNAI, o della no, anzi, Betfair. E quindi le ho prese direttamente da lì, anche se anche lì erano un po' miste, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, detto questo, io vi saluto, vi ringrazio, le promesse, come vedete, le mantengo sempre e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!